Guardi, l'unica giustizia che mi interessa è dare tempi certi ai processi per i cittadini italiani. Questi stanno litigando su tutto, quindi oggi non commento legge elettorale, prescrizione, referendum. Innanzitutto perché un processo lo rischio io e lo ritengo indegno di un paese civile, e stiamo pensando a una mobilitazione a livello nazionale, perché processare per sequestro di persona un ministro che ha difeso i confini del suo paese è una follia. E poi prima va a casa questo governo, meglio è. La vittoria in Calabria, in Emilia Romagna del 26 gennaio, spero che sia l'ultima tappa di questo governo, che poi tornino a votare tutti gli italiani. Fallimentare. Finché ero ministro incontravamo più volte al mese i primi ministri e i ministri libici e l'Italia era protagonista. Adesso non ci incontrano neanche, non ci telefonano neanche, quindi, ed è un disastro dal punto di vista dell'immigrazione ma anche dell'economia, del gas e delle imprese italiane. È uno dei tanti esempi di un governo di falliti e spero che il 27 gennaio tolgano il disturbo. Non ho mai visto un rublo, un euro, un dollaro o uno yen e ritengo che avere buoni rapporti con la Russia sia questione intelligente per chiunque in tutto il mondo. Noi abbiamo dato un contributo per avvicinare la data delle elezioni, perché prima va a casa questo governo di incapaci, meglio è per l'Italia, non per Salvini, meglio è per l'Italia, perché stanno soffrendo le aziende italiane. No, perché si torna indietro di 30 anni, ai partitini e ai cambi di partito. Speriamo che possano votare tutti gli italiani. Ho messo un caffè che vinciamo di almeno 15 punti e che la Lega sarà primo partito in Calabria. Se si vince in Calabria ed Emilia Romagna non penso che possano fare finta di nulla Renzi, Zingaretti e compagnia bella. Lavoro, 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 lavoro significa infrastrutture, significa andare avanti sulla statale 106, che è lì da 30 anni, porti, aeroporti e soprattutto aiutare le imprese. Qua non c'era neanche un assessore all'agricoltura, l'agricoltura è un settore trainante della Calabria e non hanno per anni neanche nominato e mandato ai tavoli di Roma o di Bruxelles qualcuno che si occupasse d'agricoltura, è veramente vergognoso, non vedo l'ora che arrivi il 26 gennaio per chiudere la vicenda Oliverio, Callipo e compagnia. La Lega è la Lega, la nostra forza è la compattezza, se qualcuno è malato di protagonismo può andare altrove. No, ma più cresce il centrodestra meglio è per tutti. La Lega è al 30%, è il primo partito in tutto il paese, più crescono gli alleati, da Meloni, Berlusconi, Toti, le liste civiche, chi sostiene tutto il centrodestra è il benvenuto, quindi più cresciamo noi e più va indietro la sinistra meglio è per l'Italia. Io ho conosciuto un altro Movimento 5 Stelle più serio e leale. Adesso scegliendo il PD e la poltrona hanno tradito e perdono un pezzo al giorno, però chiedete a Grillo, mi sembra che siano verso la fine e anche qua in Calabria come in Emilia Romagna se prenderanno il 5% è tanto. Sanità e lavoro sono le due emergenze di cui mi parlano da Reggio a Cosenza, sanità e lavoro. Dai, va bene anche sorridere perché il buon Dio ci ha dato una vita e quindi prendersi troppo sul serio non ne vale la pena. Sono orgoglioso.